Cari lettori di Extreme Hardware, benvenuti sul nostro portale. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi il nuovo modello prodotto da Fantex ed è il primo cabinet di questo interessantissimo produttore. Stiamo parlando del cabinet N2 Primo, una soluzione davvero gigantesca che analizzeremo appunto nel corso di questo video. Innanzitutto facciamo una premessa, ovvero che quella che state vedendo non è propriamente una video recensione completa, in quanto verranno analizzate brevemente le caratteristiche principali, ma vi invitiamo a leggere la recensione scritta sul nostro portale. Questo infatti è semplicemente un video. Lì troverete moltissimi dettagli tecnici, misurazioni, fotografie e test. Vi chiediamo solamente, una volta terminata la visione, di commentare il video e la recensione, sia sul nostro canale YouTube, sia sul portale dove è richiesta la registrazione. Grazie a tutti. Fatta questa piccola premessa, cominciamo a descrivere quelle che sono le caratteristiche tecniche di questo cabinet. Innanzitutto, le dimensioni sono a dir poco esagerate, nel senso che stiamo parlando di un cabinet che è lungo 600 mm, alto 650 mm e profondo 250 mm. 250 mm di larghezza, questo è un quantitativo gigantesco. Il peso si attesta a 17,9 kg. Per quanto riguarda gli slot di espansione, ne troviamo 8, quindi non è compatibile con cabinet XLATX. Il codice del prodotto è PH-ES813P-BL. Il colore è nero, ma esiste, è uscita in commercio anche una versione bianca. Per quanto riguarda la predisposizione delle ventole, nella parte posteriore troviamo preinstallata una ventola da 140 mm, ma è possibile installarne due da 120 o da 140 mm, una nella parte superiore e una nella parte inferiore. Nella parte superiore invece, ma questo lo potremo vedere semplicemente nella recensione scritta dove ci sono appunto tutte le fotografie, è stata preinstallata una ventola da 140 mm, ma è possibile metterne 4 da 120 o 3 da 140. Nella parte frontale invece troviamo la predisposizione per troviamo già preinstallate, adesso ve lo facciamo vedere, due ventole da 140 mm che sono state preinstallate appunto in un vano a scomparsa che però presenta delle fessure di aerazione. È possibile rimuoverlo facendo molta pressione su due perni superiori che permettono una rimozione agevole di questo pannello, appunto, che presenta un filtro antipolvere per tutta la struttura. Pannello che può essere rimosso e per tutti coloro i quali fossero interessati eventualmente a modding è possibile e staccare appunto questa finitura mesciata e eventualmente colorarla o mettere LED e quant'altro. Quindi è una soluzione davvero interessante sotto questo punto di vista. Appunto, stavamo dicendo due ventole da 140 mm, quali ventole? Le PH-F140SP 140 mm, RPM 1200, dBA teorici 19. E il connettore invece è da 3 pin. Sono ventole che abbiamo già analizzato nel corso dei nostri roundup termici e si sono rivelate essere davvero molto interessanti. E quindi ecco, frontalmente ne troviamo 2 da 140, ma è possibile installarne appunto 2 da 120 oppure 140 come in questo caso. Nella parte frontale interna, ovvero posteriormente a queste ventole, precisamente nel vano relativo agli hard disk, è possibile installarne due da 120 mm, anche se però non ne troviamo nessuna. Bene, per quanto riguarda la paratia laterale, adesso spieghiamo nel frattempo tutto quanto, è in acciaio, però ovviamente sono presenti due finestre, una molto grande e una molto piccola, dove è visionabile il logo Fantex che vedremo fra poco. Quindi procediamo insomma all'apertura della paratia al fine di mostrarvi l'interno. Paratia che posteriormente, ecco, posteriormente presenta appunto dei fermi, nulla di sostanziale, la paratia è molto piccola, molto poco spessa, non piccola, e quindi si rimuove con estrema facilità. Ecco, possiamo vedere l'interno del cabinet, ma spieghiamo un attimo brevemente appunto la predisposizione per le ventole. Stavamo dicendo che è possibile installarne due qui in questa posizione, nella parte superiore e nella parte inferiore, da 120 mm, non da 140 purtroppo, ma d'altronde le dimensioni sono già elevatissime. Frontale interna, perfetto, quindi inferiore.
Nella parte inferiore invece ne troviamo installata una da 140 mm, ma nella parte appunto inferiore, cioè sottostante a questa ventola, quindi sulla base, è possibile installarne due da 140 o due da 120 mm. Quindi in totale è possibile installare radiatori da lo vedremo successivamente, ma nella parte inferiore uno da 480 mm o uno da 280 mm. Quindi è possibile installare fino a 4 ventole da 120 mm. Ovviamente in questo caso sconsigliamo di installarle nella parte bassa per un motivo, la polvere. Sono presenti dei filtri antipolvere, ma comunque sia, è bene installare radiatori in posizioni che non siano queste. Bene. Niente, quindi nella paratia destra invece troviamo una predisposizione per due ventole da 120 mm o 140 mm. In questo caso è presente la paratia è ostruita perché appunto non è necessario rimuovere questa ostruzione al fine di potenziare appunto o la ventilazione interna oppure permettere l'installazione di radiatori in questa posizione. Qui troviamo un altro foro di aerazione, ma per l'alimentatore. Osserviamo adesso anche la paratia posteriore. Che ci permette appunto di visionare l'interno. Ah, da notare il fatto che, sebbene appunto il cabinet sia di dimensioni molto generose, rimuovendo la vite superiore è presente comunque una leggera deformazione della paratia posteriore, ma questo è dovuto al gigantesco numero di cavi all'interno. La rimuoviamo con estrema facilità. E all'interno possiamo notare, ecco qui il cablaggio comunque potrebbe essere eseguito in maniera migliore, purtroppo per i tempi tecnici di realizzazione non è possibile fare di meglio. Comunque sia, anche perché è la seconda volta che smonto questo cabinet integralmente. Comunque sia, allora nella parte posteriore appunto troviamo un controller per la ventola, che è precisamente questo. Ecco, potete notare che è presente un connettore da 4 pin che servirà appunto per la regolazione PWM di tutti i canali a partire dal fan 1, che sarebbe questo qui. Quindi in sostanza c'è un'integrazione PWM per tutte le ventole. Questa è una cosa molto interessante. Anche qui troverete tutti i dettagli nella recensione scritta, insomma, mi limito semplicemente a farvelo presente. Ok, per quanto riguarda gli slot da 5,25 pollici, frontalmente troviamo una paratia apribile. Adesso, eccola qui. Allora, 5 slot. 1, 2, 3, 4, 5. Qui abbiamo installato un fan controller che ci ha permesso appunto la regolazione delle temperature e delle ventole. Secondo appunto i nostri standard, è anche un lettore LG. Da notare il fatto che il lettore ottico deve essere montato a partire dal secondo slot, non dal primo, perché il primo purtroppo tocca una delle gabbie inferiori degli hard disk, e questo è un piccolo problema. Comunque troviamo 5,25 bay esterni, non ci sono slot 3,5 pollici bay esterni e non ci sono hot swap esterni purtroppo, ma ci sono 6 cage per hard disk. 6 cage per hard disk da 3,5 pollici, non hot swap, 2,5 pollici quanti? 12, convertibili appunto da questi slot. Ma è anche possibile installare SSD in delle predisposizioni all'interno del cabinet. Ad esempio, qui troviamo questo piccolo cage che abbiamo già mostrato nella recensione, che è possibile installarlo qui o qui. E qui ad esempio ne troviamo già uno che abbiamo spostato. Questo permette una rimozione davvero immediata degli SSD e quindi davvero un elemento fantastico. Oltre a questo, per quanto riguarda la compatibilità delle VGA, qui dobbiamo stare un attimo attenti perché c'è un discorso da fare, cioè nel senso che la compatibilità potenzialmente è molto molto buona.
troviamo 515 mm senza cage a hard disk, che è questo qui, ma nella parte posteriore, 390 con il cage hard disk frontale e 350 senza il bracket per la vaschetta, che sarebbe questo, e 277 con il bracket ma senza copertura, in questo caso è assente la copertura, che sarebbe questa qui, l'abbiamo già rimossa. E 257 mm con il bracket e con la copertura. In questo caso è presente una GTX 480 ed è senza copertura. Quindi stiamo parlando appunto di cioè non è una scheda video che occupa, che è molto lunga, però nonostante questo arriviamo quasi a toccare appunto il plate di installazione della vaschetta. Questo purtroppo potrebbe essere un problema, quindi tenderemo a con cioè, tendiamo, vi consigliamo appunto di rimuovere questa componente. Rimozione molto facile tramite delle pochissime vidi. Per quanto riguarda la compatibilità invece con dissipatori ad aria, troviamo un'altezza massima di 207 mm, e questo è uno dei valori più alti mai registrati all'interno di un case. Fantastico. Per quanto riguarda la PSU, troviamo compatibilità standard ATX, ma è possibile installare i modelli più lunghi in commercio, perché comunque arriviamo fino a circa 22 centimetri e mezzo, 23 centimetri. Quindi in sostanza siamo su livelli davvero molto elevati. In questo caso c'è un FST Aurum 1 kW Pro. E cablaggio posteriore, invece qui la situazione è altrettanto valida. Qui abbiamo fatto diverse misurazioni. Innanzitutto qui stiamo su 8,9 cm. Frontalmente alla gabbia per gli hard disk stiamo a circa 6,1, e nella parte invece del piatto della scheda madre stiamo a circa 2,5 cm, 3 cm, insomma dipende dove vengono prese le misurazioni. Quindi un quantitativo davvero eccezionale. E oltre a questo, quindi il materiale del telaio appunto è acciaio, ma alluminio spazzolato nella parte frontale in alcune componenti. E è presente anche un sistema di illuminazione a LED nella parte frontale e nella parte superiore. Stavo dicendo, allora, quindi è presente un sistema di illuminazione LED che troverete nella recensione scritta, va bene. E la USB 3.0 ne troviamo due, sempre nella parte superiore, e 2.0 2, e SATA e no, SD no, Power Mic Audio sì, e Audio HD, Reset sì. Compatibilità con gli standard di produzione delle schede madre, Micro ATX, ATX, EATX e SSIIB. Allora, per quanto riguarda la compatibilità invece con i sistemi a liquido, troviamo nella parte frontale una lunghezza massima per radiatori fino a 240 mm o 120 o 140 mm. E lo spessore consigliato double, cioè doppio, anche se dipende appunto dalla presenza dei cage posteriori per hard disk. Non consigliamo l'utilizzo di un sistema a ventilazione push-pull, anche se appunto dipende dallo spessore del radiatore. Nella parte superiore, invece, come vedremo appunto nella recensione, si possono installare radiatori fino a 1x480 e 2x420 mm, quindi praticamente il massimo. Spessore consigliato double, push-pull, dipende appunto dallo spessore del radiatore. Nella parte posteriore, invece, qui fatemi staccare un attimo il cavo di connessione, altrimenti mi porto tutto dietro. Nella parte posteriore, appunto, è possibile installare quindi un radiatore da 140 mm o 120 mm, ovviamente nella parte superiore o nella parte inferiore. Spessore consigliato double, push-pull consigliato sì. Frontale hard disk invece sarebbe in quel posizionamento lì. Qui in realtà la situazione si complica, perché appunto dipende dai modelli e dalle tolleranze laterali. Purtroppo un dissipatore potrebbe essere problematico. Teoricamente è compatibile con un radiatore da 120 mm, ad ogni modo sconsigliamo di montarlo lì per diverse ragioni, tra cui il posizionamento delle gabbie, il posizionamento delle bugie e il fatto che comunque avete spazio a volontà, quindi non è un problema. Da notare il fatto che la gabbia per hard disk può essere rimossa e può essere installato posteriormente da dietro un radiatore da 240 mm. Nella parte inferiore
Invece è possibile installare, sempre sotto a queste mentole, un radiatore da 480 e inferiori e 280 mm e inferiori. Spessore consigliato slim, push-pull consigliato no, anche se qui insomma dipende. Il posizionamento ideale per i radiatori è nella parte superiore e nella parte frontale, rimuovendo o non rimuovendo i cage per hard disk, insomma dipende dalle configurazioni, e nella parte posteriore. Ovviamente possono essere integrati sistemi a liquido, potete rimuovere un cage, installare un radiatore da 140 mm, insomma, potete fare quello che volete, le possibilità qui sono davvero eccezionali. Allora, come caratteristiche tecniche addizionali, appunto, quindi c'è la presenza di uno switch nella parte superiore per i LED. Qui, poi qui, ad esempio, c'è il pulsante di accensione e il LED di stato. Internal Cable Management System, sì, ovviamente. Ecco, un altro elemento interessante degno di nota è che sono presenti dei sistemi che permettono dei piccoli lacci che permettono un cablaggio eccezionale, perché basta far passare i cavi e si possono slacciare e riattaccare con estrema facilità. Quindi questo ovvia appunto a eventuali problemi con fascette di cablaggio mancanti o tagli netti con tronchesine e quant'altro. Insomma, già tutto preinstallato, funzionante e configurato. Quindi, oltre a questo, ecco, un altro elemento interessante è che vedete appunto il posizionamento della PSU. Questo significa che, vedendolo frontalmente, l'alimentatore è separato a livello termico dalle altre componenti del sistema. Questa non è una cosa da poco, anche se in questo caso appunto cambia poco, perché comunque insomma abbiamo un elevato raffreddamento del cabinet. Vengono dati 60 mesi di garanzia, è possibile appunto lavare ogni filtro all'interno del cabinet. E niente, quindi per quanto riguarda le misurazioni acustiche, abbiamo fatto alcune misurazioni a 50 cm di distanza nella parte frontale e laterale, e abbiamo eseguito 6 test di misurazione. Il test 1, fate appunto riferimento alla recensione scritta, perché lì sono riportati tutti i singoli test. Comunque sia, nel nostro scenario estremo di test, perché abbiamo una GTX 480 con fan RPM all'85%, si è arrivati a circa 53,5 dBA. Al contrario, in idle si è arrivati a 45,6, comunque per l'intero sistema complessivamente a 50 centimetri senza ostacoli o altro. Quindi 45,6 in realtà è un valore relativamente basso, anche perché bisogna considerare che sono standard, cioè la rumorosità ambientale generalmente nei nostri test si attesta a circa 33,3, potrebbe darsi che sia leggermente superiore in alcuni casi, ma assolutamente insomma cambia poco. Quindi complessivamente cosa possiamo dire di questo cabinet? Innanzitutto a livello di prestazioni termiche per la CPU, nel nostro test abbiamo eseguito appunto test di carico e si è rivelato essere davvero eccellente. Ha raggiunto quasi il top della categoria. Purtroppo però non possiamo dire lo stesso per la VGA, perché cabinet di queste dimensioni purtroppo tendono a creare qualche problemino per la VGA. Ad esempio qui possiamo notare che i flussi d'aria sono ostruiti parzialmente, quindi questo settore, anche perché stiamo utilizzando una GTX 480, questo settore sarà leggermente più problematico. Per la CPU, insomma, abbiamo un Thermal Drive True Spirit 120 in configurazione push-pull, quindi un ottimo sistema di raffreddamento. Il prezzo? Stiamo parlando di un cabinet che costa circa 260 euro in Italia, che è certamente elevato per via della tipologia del cabinet, ma date le caratteristiche tecniche, alla fine non è eccessivo, perché ci sono cabinet della concorrenza simili in termini di dimensioni che sono usciti a un prezzo superiore addirittura del 40%.
Ovviamente vengono integrate altre caratteristiche, tra cui per esempio l'integrazione di cage hot swap, ma quello è un altro discorso che affronteremo fra poco. Il design esterno c'è poco da fare, è veramente eccellente. Passi appunto questa cavolata che ho fatto a non connettere purtroppo il connettore dei LED, ma per un motivo, perché pensavo fosse connesso, l'ho dovuto rismontare una seconda volta. Evidentemente potrebbe darsi che si sia semplicemente staccato. Vediamo un po'. Probabile che si sia staccato il connettore power LED. Probabilmente non è connesso dall'altra parte. Pensavo lo fosse, ma questi sono i problemi della diretta. Comunque sì, il design esterno è semplicemente eccellente. Vederlo dal vivo, soprattutto con insomma, queste caratteristiche tecniche, poterlo toccare con mano, insomma, ci si rende conto dell'elevatissima qualità, la finitura, l'assenza di problematiche. Tagli, paratie ben rifinite, una verniciatura davvero ottima, insomma, quanto di meglio attualmente presente. Design interno, invece, cosa possiamo dire? Giudicate voi, cioè, nel senso, è un cabinet dalle dimensioni fantastiche, esagerate. Potete metterci all'interno tutto, tranne appunto scheda XL e ATX. Non è un cabinet per sistemi server o soluzioni 2ACP, lo precisiamo. Ma soprattutto a livello di compatibilità con radiatori a liquido, quindi design interno anche per via della potenzialità posteriore, dual alimentatore, ma soprattutto posteriore per via del cablaggio che insomma rasenta davvero quasi la perfezione. Il bundle è completo, troviamo 5 ventole, 2 frontali, una superiore, una posteriore e una inferiore, 5 ventole. E, di una qualità davvero molto elevata. Complessivamente sarebbe necessario acquistarle per circa 60 euro in separata sede. La ventilazione quindi è eccezionale, è possibile installare fino a 14 ventole all'interno di questo cabinet da 120 mm. Il montaggio è eccezionale anche questo perché non c'è stato nessun problema nell'installazione frontale, nessun problema nell'installazione posteriore, nessun problema per il cablaggio. Le dimensioni qui ce la fanno aiutano. Quindi, nel complesso, il cabinet in tuo primo è una meraviglia a livello di design. Le potenzialità per sistema in liquido, la potenzialità è quanto di meglio attualmente presente sul mercato, dato il prezzo di commercializzazione non eccessivo. Mancano però delle predisposizioni hot swap presenti in cabinet della concorrenza, come manca il supporto per le VGA verso il lato HDD. Supporto per le VGA, in questo caso il supporto in termini di bloccaggio della VGA, ad esempio pensiamo con Waterblock oppure sistemi di dissipazione non custom, non reference e quindi custom, che potrebbero piegare leggermente il PCB della VGA. Questo è importante. In questo caso non c'è. Eccetto questo, non ci sono altri elementi problematici, temperature della VGA a parte, come abbiamo detto. Per quanto riguarda questo discorso, c'è da considerare che questo case nasce per integrazione a liquido, quindi sarà consigliabile adoperarlo per progetti complessi, eventualmente modding e lavori di questa tipologia. Ad Aria si può optare per altre soluzioni, anche se è bene tenere a mente che permette l'installazione di un elevatissimo numero di ventole. E quindi, qualora non si disponesse di sistemi dedicati ad acqua, anche ad aria la situazione sarà certamente valida. Si vede nella CPU, appunto, dove le temperature sono eccellenti. Il montaggio è stato fulmineo e permette addirittura l'installazione di due alimentatori. Il telaio è solido, la finitura esterna in alluminio spazzolato è davvero eccellente. E quindi non possiamo che consigliarlo ad occhi chiusi. Il prezzo si attesta a circa 260 euro, la disponibilità in commercio immediata. Questa era semplicemente abbiamo letto le conclusioni finali. Punti di forza: il grandissimo numero di ventole, bla 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 bla. Questo è quanto. Ve la leggete sul forum, fateci sapere cosa ne pensate, ma soprattutto della recensione scritta. Come ricordiamo, insomma, questi video sono una semplice presentazione visiva, veloce del modello. Grazie a tutti e buona giornata.